cazzo come va, va. Che mi sto a rompere la mia. Le gomme, eh? Hai gonfiato? A due. A due? Sì. Perché? Perché così gonfio meno. Sì, ma minchia, così scivoli o... Vabbè, però così non ho adotto questa tecnica ormai, le metto due, così poi c'ho una fase tra due o tre settimane che mi trovo bene, poi diventa molle, le gonfi di nuovo due. E se riesco a agganciare i pedali, sì. Non mi ricordo se ho... Eh sì, ma a me mi porta di qua, porca troia. Ora ci sono andato. Io però c'ho un problema. Le levi? Bravo. Bravo. Mi sembra un ottimo affare. Che comunque oggi... Cos'è, un fanale quello là? Vabbè, ora non è che ci devi dare la cera, eh? Bravo, bravo, bravo. Allora riempilo. Adesso però, se pedalo un po', ci provo. Dai, dai. Oggi ti tocca lo sbarazzo. Ferma. No, no, bucato. Colpa tua. Perché hai detto che non buco mai. Camera? C'ho il lattice dentro, da vedere che non sia uno sguaro grosso. Se non è uno sguaro grosso. No, non volevo cambiarla. Dentro le mani. Aspetta un po', cosa c'è? No, volevo vedere. Prima di togliere la ruota, fammi provare a gonfiare. Che sfiga. Si è anche spenta la bicicletta. Sta la metà cassa in giù, no? No, adesso provo a gonfiarla. No, perché tanto come ci dai due pompate la senti se spara fuori. Senti? Da dove? No, non è che non c'ho più lattice. Devo vedere dove spara fuori. E allora la cambiamo. Porca troia. Dai, la cambiamo. Che rottura di coglioni, ragazzi. Quando faccio questo lavoro qua, 9 su 10, qua ci lascio sempre qualche giorno. Qua ci sono i ferri. Sempre che ci riusciamo. Buttarla fino in fondo che rischi che te la chiuda. Vedi? Prova dei bici che vado con queste qua, vedi? Io mi sono sempre trovato bene. Infatti è la prima volta che succede che devo cambiarla. Però molto probabilmente era proprio giallo, come dire. Dov'è la roba? Che roba?
tutto qua dentro. Quant'è? Anche. Vedi questa qua. Vabbè, ho stretto che non è tanto quella vicina lì. L'ho sgonfiata un po' io. Sì, sgonfio. Devi tirare su la lente. Comunque, finché avevo le altre, la muscolare, non ho mai avuto problemi con la 1,50 è quasi 2. 1,50? Ma quasi. No, io sono sempre andato a 1,19 e 1,30, non di più. 1,19 e 1,20, un po' meno. Io 1,19 non la tengo 0,10. Io vado a 0,10. Perché a me mi viene 1,19, scusa. 1,19, non devi rompere la minchia. Adesso, ma io poi alla fine ce l'ho dentro lo zaino, alla fine la schiaccio un po' con le dita, non riesce. Il mono secondo me basta. 10? Però una cosa che ho visto oggi, che ero così ballerino, perché con le gomme più gonfie è vero che si tiene un po' meno. Prima è molto più reattiva. Più reattiva, ma quando prendi del secco briciolato con la gomma gonfia è come sapone. Poi non per gomma. Oggi pulizia boschi. Sei un po' più in là, scusa. Cioè, allora mettili insieme alla poltrona, vedi? Insieme alla poltrona con domani qualche bastardo dell'amio venisse a fare pulizia. La poltrona ce n'è due, se vuoi c'è tutta la parure, guarda. Te le metti in giardino. Un po', perché qua con questo rapporto non mi muovo. Ok. Praticamente direi di sì, dai. Mi sembra di no. Ah, devo accendere la bicicletta. Non mi si accendeva la bici. Vai, vai. Ecco. Ma qua l'hanno pulita, la metà l'hanno pulita, secondo me. Non sembra che è questo pezzo,
l'ultimo qua, ma là su in cima l'hanno pulito. Che caldo che c'ho, ragazzi. Sì. Oggi ho fatto già una marea di cappelle. Minchia! Dani, io mi spoglio. Troppo caldo. Mi devo stare qua. Ah, di nuovo l'olio dove sono davanti. Vabbè, ma se non ti è successo niente. Faccio se mi va lungo torno davanti di qua, mi trovi a San Desiderio. Viene un po' meno effettivamente, scappa un po' più che isterica. Però è molto più precisa, è molto più reattiva quando schiaccia. Che è successo? Ce ne mettiamo un cazzo. È già finito. Ma... Poi però viene che il giorno che non ho la telecamera, finita, il giorno che